E per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che faccio per te, internazionale devi vincere. E per la gente che... Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro anti-youtuber. Stasera Inter contro i Porci di Torino, ok? Precisazione, video di precisazione sul video di precisazione dove spiegavo perché ero felice, tra virgolette, o soddisfatto della pescata Benfica in Champions League. Qualcuno mi ha detto: ma non senti la partita con la Juve? Ma certo, ragazzi, chi ama il calcio oda la Juve, però devo anche dire una cosa: che da quando li ho visti io con i miei occhi in Serie B, non li riesco a vedere con quella rivalità che avevo prima, perché leggermente un 10%, perché loro mediano la radiazione, hanno pagato e diciamo che non sento, non soffro, perché prima la Juve la soffrivamo noi tifosi dell'Inter, diciamo la verità, non soffro, la Juve è più, come, più di quanto possa soffrire il Milan, ok? Nemici per sempre e comunque. Comunque, dobbiamo vincere stasera perché noi dobbiamo consolidare il secondo posto. Dobbiamo consolidare il primato nella mini classifica per la qualificazione Champions, anche se vincendo la Champions League, ragazzi, ci andiamo d'ufficio e da testa di serie. Mentre per quanto riguarda le teste di cazzo, ieri, ragazzi, erano tre partite che cercavano di dare un rigore scandaloso al Milan, o ieri ci sono riusciti. Braccio largo, ma comunque tirano da mezzo metro, sbatte al ginocchio, mano, pure rubando non hanno vinto, ok? E siccome dobbiamo staccarli, perché col campionato a 3 punti, scanni 2 partite, ragazzi, ti riprendono oppure ti danno una distanza siderale e viceversa, oggi dobbiamo fare i punti, ma fare i punti non il pareggino, nonostante, ragazzi, la Juve come rosa è nettamente più forte dell'Inter. Ha 2 portieri, uno più forte dell'altro. Chiesa, Vlahovic, si fa ironia, ma magari rientrasse Vlahovic. Di Maria, ragazzi, il giocatore più decisivo del mondiale è uscito dalla partita. La Francia ha recuperato campo e poco poco vinceva la finale. Messi è il giocatore più forte del mondo, della storia. Per me, Ronaldo il fenomeno, però ci può stare. Ma il giocatore più decisivo dell'Argentina, del Real Madrid, perché la decima, ricordatevi, contro l'Atletico Madrid la vinse da solo, subentrato anche il Di Maria. Quindi non mi potete dire che l'Inter è una rosa migliore della Juventus. Ok? Quindi bisogna fare punti. Se si vince, lo bisogna vincere per debellarli totalmente nella lotta per l'Europa che conta. E anche se dovessero giocare, anche se fossero primi a più 90 punti o ultimi già retrocessi, la Juve va battuta per tutte le volte che ci hanno battuto in maniera illegale. Passo e chiudo, vi lascio in live. Stasera c'è pure mio fratello super incazzato, super haters della Juventus. Oltretutto viene pure mio cugino che è della Juve, quindi mio fratello oggi sarà incazzato come una biscia a fine primo tempo. Comunque astioso, anche se stiamo vincendo. Vi lascio il link qui sotto. Venite alla live tra fine e primo tempo, fate la pisciatina, mangiate qualcosa. E mentre mangiate, guardate la live del sottoscritto con Coach the Boob, special guest. E stasera, per tutti quelli che stanno a San Siro, che magari mi stanno guardando, sì, proprio tu che mi stai guardando dal pullman, che stanno andando a San Siro, cercate di convincere tutto il club, tutto il tuo club nel quale sei iscritto, ad andare a Piazzale Rotto, ore 17, un corteo non della Curva Nord, un corteo del popolo nero e azzurro. Tutti a cantare i nostri inni, a celebrare i nostri colori, il nostro stemma, la nostra squadra. Orgoglio di Milano e simbolo in Europa dell'Italia. Ok? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Stasera vi aspetto in live tra fine primo e secondo tempo. Link in descrizione e nel primo commento. E alle 17 tutti in Piazzale Lotto. Avete tutti Google Maps, vi fate una passeggiata di 10 minuti, arrivate a Piazzale Lotto e poi tornate allo stadio con la curva nord. Portate tutti i vessilli, dalle sciarpe alle bandiere. Un'altra cosa, ragazzi. Stendardi, 15 anni fa, 20 anni fa, ogni persona aveva non neanche uno stendardo personale, ne aveva due o tre. Io avevo quello di Zanetti, poi lo feci double fast con quello di Materazzi, prima avevo quello di Vieri, poi tifo spericolato. Basta. Poi non si è fatto più nulla. Fate sti cazzo di stendardi. Portate ste cazzo di bale, anche quelle piccoline da trasferta, da settore ospite, portate, ma non solo stasera per il corteo, sempre.
Sempre, ragazzi. Immaginate una sciarpata, o mia bella Madonnina, con ogni persona che porta un colore. Poi per magari per chi arriva allo stadio senza sciarpa, c'è il materiale della curva, lo può acquistare tranquillamente. Comunque, bando alle ciance, stasera cerchiamo di eliminare dalla corsa Champions League la Juventus di merda. E viva l'Inter, ci vediamo tra primo e secondo tempo. Dai, noi siamo l'Inter e voi non siete un cazzo.